questo parere. Thank you.
Dobbiamo giustificare per la vostra pazienza di ascolto questa cosa. Quando Capitini era a Pisa alla scuola normale superiore, nella sua stanza si riunivano, come sapete, molti di voi sanno queste cose, si riunivano moltissimi giovanissimi con cui lui lavorava per decostruire nella loro mentalità la forza del fascismo, svolgendo un ruolo pedagogico attivo. Usava molto anche la musica. A volte si riunivano per ascoltare musica, e di questa ouverture dell'Egmont Capitini scriverà in una lettera, per esempio del 1958, che era la nostra musica dell'antifascismo più di ogni altra. A me ha sempre colpito, l'ho ascoltata, sono molti anni che ascolto l'ouverture dell'Egmont, per cercare di capire quanto fosse una proiezione di Capitini sul proprio processo cognitivo, tanto per intenderci. C'è un tema, avete sentito, c'è un tema che parte in toni molto misurati, bassi, eccetera, all'inizio, che torna e ritorna caricando di energia sempre di più, fino all'esplosione del finale. Tornare, ritornare su temi. Questo è stato il metodo, per esempio, di Capitini, che ha applicato a se stesso, dalla sua autoformazione a una continua rielaborazione del proprio percorso, fino a quello scritto autobiografico del 68, attraverso due terzi del secolo, un ennesimo autobilancio. E mi ha colpito anche questa sua espressione, l'Egmont, l'ouverture dell'Egmont in particolare. L'Egmont è musica di scena di Beethoven per l'Egmont di Goethe. E il dramma è un dramma storico, è la storia di una sconfitta. Di una sconfitta subita dai Paesi Bassi nei confronti dell'impero spagnolo. L'Egmont è il classico eroe romantico che si contrappone e che oppone alla sconfitta energia per il futuro. Bene. Allora, in che senso Capitini diceva era la musica, la nostra musica dell'antifascismo? Ho pensato, ma condivido con voi questi ragionamenti, sto pensando alla luce, niente di più. Ho pensato che fosse che questa storia di sconfitta con una reazione musicale di sempre maggiore energia verso il finale fosse appunto l'indicazione di una via d'uscita da una situazione che era quella del fascismo, potentissimo nel 30, 31, 32, poi soprattutto negli anni successivi con l'impero, nel 35, 36. E che venisse indicata la soluzione, la via d'uscita dell'eroe romantico Egmont, che si contrappone a una storia drammatica e tutta da rifiutare, e tutta da aprire in altre direzioni, e tutta da aprire in altre direzioni. Allora, visto che parliamo di fascismo e antifascismo e altre cose, presentando due volumi di Capitini oggi, cioè vi chiederei di tenere alto di tenere alta la visione su questi termini, perché il fascismo di cui parla Capitini, e poi ce ne parlerà Luciano Brunelli, è un'onda lunga, così come l'antifascismo di cui parla Capitini è un'onda lunga e non coincide soltanto con gli anni del 43-45. Anche la resistenza armata fa parte di un'onda lunga di confronto e di conflitto fra fascismo e antifascismo. Quel conflitto è tuttora molto presente in questo paese, non dobbiamo limitarci a piccoli episodi di cronaca, bisogna guardare più in alto e più in profondità su questi temi.
E ora possiamo cominciare il nostro incontro. Grazie. Maurizio, se dici anche chi sei, perché sì, Gabriele sta registrando poi... Pier Maurizio Della Porta, sono il vice direttore dell'Archivio di Stato di Perugia. Intanto vi do benvenuto in questo luogo che per alcuni di voi credo che ormai sia diventato familiare. Noi siamo contenti di questo, perché assolutamente non vogliamo tenere queste porte chiuse, anzi più aperte che sia possibile, per consentire non solo l'accesso, ma l'accesso ai documenti e condividere un po' quello che facciamo, quello che è il nostro mestiere in qualche modo. Quindi assolutamente benvenuti. Porto anche i saluti del neo nominato direttore dell'Archivio di Stato, Luigi Rambotti, e anche della Giovanna Giubini, che invece è stata chiamata da altri servizi alla direzione dell'Archivio di Stato di Venezia e che comunque dall'inizio ha collaborato con queste iniziative. L'archivio Capitini è stato depositato da noi, dalla Fondazione Centro Studi Capitini nel 1994. Abbiamo cercato, questo è un, nonostante insomma, sia stato deciso da qualcuno che doveva essere un archivio declassificato, in realtà l'Archivio di Stato di Perugia è un archivio formato da 5 sedi che conservano un patrimonio importante. Le sedi sono Perugia, Assisi, Gubbio, Foligno e Spoleto. In realtà una sola delle nostre sedi conserva numericamente e anche come tipologia di patrimonio quanto conservano altre sedi provinciali, però tant'è che questo è stato fatto. Quindi, nonostante comunque la quantità di archivi che fosse contenuta nella sede anche dell'Archivio di Stato di Perugia, si è cominciato subito a studiare questo archivio. Innanzitutto perché c'era stato un interesse diretto di un'altra ex direttrice dell'archivio, Clara Pitini, che aveva scritto una cosa sull'argomento nell'88, ma insomma poi è cominciato subito un lavoro di inventariazione, di schedatura, di ricostruzione, svolto dal giudice. Quell'introduzione che poi viene citata, ho visto in tanti articoli che vengono ancora scritti su Aldo Capitini. Quello che si sta facendo adesso, con il contributo anche di Franco, è proprio invece un'inventariazione che arriva a livello di unità archivistica. Questo perché non è insomma un accalamento sull'argomento, ma perché questo tipo di inventariazione di schedatura rende effettivamente tutte le informazioni che sono contenute desumibili, descritte secondo uno standard, che è lo standard accettato dall'amministrazione archivistica italiana, disponibili sul web. Per ora, mi siedo, scusate, per ora sul web è stata pubblicata solo una parte dell'archivio, ma questo serve per farvi vedere come sarà accessibile il patrimonio anche relativo, per esempio, alla corrispondenza, quando lo metteremo online. Ecco, l'archivio Aldo Capitini è diviso in qualche modo, ha una struttura per serie. Scritti, pubblicazioni, appunti è una di queste serie, e questa che è questa è la, la,
l'esplosione della struttura. Cioè, in questo caso siamo arrivati alla descrizione della unità archivistica, non dell'unità documentaria, come invece è avvenuto per la corrispondenza, dell'unità archivistica, perché obiettivamente sarebbe stato anche forse addirittura fuorviante per certi aspetti arrivare ad una definizione ulteriore. Questi sono i fascicoli, come vedete, all'interno dei fascicoli c'è tutta una serie di informazioni che sono raggiungibili semplicemente attraverso una ricerca nel web, attraverso una ricerca verbale, semplicemente una stretta di testo che ci consente di arrivare all'informazione che vogliamo, perché il sistema legge tutto il database come se fosse un unico documento. Questo succederà anche per le altre serie che sono state già descritte, documenti, addirittura le unità documentali, quindi i singoli documenti sono stati già schedati e li stiamo rivedendo, perché qualche correzioncina, no? Anche perché sono veramente migliaia di dati, non solo per le persone con cui Aldo Capitini è stato in relazione, ma anche tutte le derivazioni, cioè anche le informazioni che si trovano all'interno dei documenti. Quindi per fare un lavoro completo, veramente. E le altre serie sono corrispondenza, le carte personali nel senso dalla pagella di liceo alle altre cose, e poi agli scritti su Aldo Capitini, una raccolta che aveva cominciato lui stesso e che poi invece la fondazione ha continuato per lui con grande puntualità. Quindi questo è quello che stiamo facendo, oltre alla digitalizzazione della corrispondenza, che ci consentirà non solo di avere le informazioni primarie sui documenti, quindi sulle lettere, ma ci consentirà poi di poter leggere i documenti stessi. È una cosa importante perché queste sono informazioni di prima mano, senza interpolazioni, che ognuno di noi a quel punto potrà leggere e se vorrà occuparsi di Capitini e di quanto egli stesso abbia in qualche modo proclamato con i suoi scritti e con la sua vita, in realtà dovrà appunto leggere. Oggi vengono presentati due libri che sono Antifascismo tra i giovani e nuova socialità e riforma religiosa. Beh, questi sono documenti, anche questi, di tipo bibliografico, non archivistico, ma che sono essenziali, importantissimi, se appunto non si vuole confondere un po' quello che è stato quelle che sono state le idee e la vita di Capitini, la scelta di non violenza, l'omicrazia, la scelta di una organizzazione in qualche modo delle iniziative che lui ha preso, e sono importantissimi perché sono, tra l'altro, leggendo anche Antifascismo tra i giovani, ho trovato veramente degli spaccati di vita cittadina, una città come Perugia, che però insomma una città con dei problemi evidenti, che lui mette in evidenza in alcuni capitoli, in alcuni suoi scritti, ma una città dove c'era anche un'attività intellettuale fervente e dove era possibile anche fare tutto ciò che lui ha scritto anche incontrare. Quindi sono libri in cui ci sono appunto racconti, ma anche incontri, sono scritti che ci permettono di incontrare veramente tante persone, gran parte dell'intelligenza del momento, e così di prima mano
con un accesso non paludato, ma veramente molto immediato. Questo è quello che mi ha colpito molto. Quindi documenti anche questi, importanti, e che devono essere comunque letti. Anche perché la scelta, per esempio, di non violenza, o la scelta sull'antifascismo, veramente ha bisogno, come dire, di premesse chiare per non arrivare ad una confusione, o peggio, all'oblio, o a una, come dire, sottovalutazione che diventa forma, c'è sostanza, tanta, e la troviamo e ci viene comunicata direttamente dai documenti d'archivio, dai documenti invece letterari, che riportano il pensiero di Aldo Capitani. Io non sottraggo più tempo alla discussione e invito a parlare la Flavia. Sarò brevissimo, credetemi. Proseguendo il ragionamento di Maurizio ha parlato di uno strumento di studio formidabile, cioè avere l'archivio di Capitini online. Questo vuol dire che in qualunque parte del mondo si può lavorare sull'archivio di Capitini e non bisogna venire a Perugia, avere 6 documenti, no? 6 cartelle, certo, al giorno, non esiste, cioè si può lavorare liberamente. Nel sito del primo impianto dell'archivio, che sarà presentato da Maurizio, dall'Archivio di Stato a giugno, in quel sito ci sarà anche uno spazio, si chiamerà biblioteca, in cui pubblicheremo i PDF liberamente scaricabili delle opere di Capitini che via via ristamperemo. Allora, questi due volumi che voi vedete stampati giustamente su carta, perché tutti preferiamo avere dei volumi su carta, almeno quelli che hanno pratiche di studio, insomma, assiduo, eccetera, hanno bisogno dei libri su carta. Però sarà possibile anche per studenti, studiosi, ricercatori non italiani, eccetera, scaricarsi da questa sezione, per esempio, Antifascismo tra i giovani, no? Socialità e riforma religiosa. A dicembre uscirà il terzo volume di questa collana, che è La compresenza dei morti e dei viventi, il volume fondamentale di Capitini, e il suo volume più europeo. La sintesi di un'elaborazione durata tutta una vita sulle questioni dei viventi, della morte, eccetera. Questa collana, e mi preme sottolineare questa cosa, nasce come coedizione. A me piacciono molto, Parelli lo sa, i processi, non quelli penali, di cui ho avuto qualche esperienza nel passato per reati di opinione. E era un onore per noi venire processati per queste ragioni. Parlo degli anni 70, 60, 60. E mi piacciono i processi, cioè sono convinto che, come in quella ouverture dell'Egmont, un processo è comunque un tornare, ritornare su alcuni temi, approfondirli. Per chi ha a che fare, qui dentro sono molti studiosi di Capitini, per chi ha a che fare con Capitini, l'esperienza comune è che il rapporto con lui è inesauribile, nel senso che leggendolo, rileggendolo in fasi diverse delle nostre vite, cioè, ci sono sempre maggiori aperture, è straordinario, cioè come un vero maestro insegna a distanza, nonostante appunto la morte fisica, insomma, nel 1968, e è una visione lunga che è tuttora molto eloquente, per chi effettivamente si avvicina, eccetera. Allora, in una logica di processo, noi abbiamo fatto una coedizione fra la casa editrice
degli azionisti dei liberal socialisti e poi azionisti fiorentini degli anni 40, la casa editrice collegata alla rivista Il Ponte, fondata da Calamandrei nel 1945, e Capitini tra l'altro ha scritto sul Ponte ininterrottamente per 20 anni, dal 45 al 65, sarà uno dei volumi della collana prossimo anno. La casa editrice Il Ponte, il fondo Walter Bimbi, che va bene, voi sapete, insomma, attraverso me, eccetera, e la fondazione Centro Studi Aldo Capitini, abbiamo fatto cominciato a pubblicare questi primi tre volumi. Poi, siccome tutto è processo, vedremo appunto quale potrà essere il piano editoriale per i prossimi anni. Per quanto riguarda Il Ponte Editore e me, non ho dubbi, nel senso che stiamo seguendo un criterio particolare di proposte di questi volumi. Allora, qui qualcuno di voi sa che io, per esempio, ho pubblicato fra il 2014 e il 2017 un'edizione delle opere complete di Walter Bimbi in 22 volumi. Il criterio era rigidamente cronologico, diacronico, su autori e temi, allora tutti gli scritti su Leopardi in tre volumi dal 1934 al 1997, gli ultimi interventi, per dare uno strumento di studio in più a studiosi e ricercatori, entrare, avvicinarsi il più possibile al laboratorio del critico letterario in quel caso. Bene. Qui noi abbiamo seguito un altro criterio, quello della urgenza di rimettere in circolazione dei testi di Capitini importantissimi oggi e che sono scomparsi dal mercato editoriale. Allora, Antifascismo tra i giovani fu pubblicato con una piccola casa editrice di Trapani, Edizioni Celebes, nel 1966. Da allora non è mai stato ripubblicato. Questa è la prima volta che viene ripubblicato. Nonostante che sia una miniera di dati, informazioni preziosa per chi fa lavoro storico, ne parlerà Luciano, per ricostruire percorsi rimasti interrotti o caduti nell'oblio. Qui dentro c'è Capitini non sarebbe stato niente senza il sistema di relazioni che via via si è costruito, lo sappiamo, no? La relazione per Capitini, il rapporto fra io, tutti, è centrale. Allora, ricostruire la vita dei Capitini, per esempio, sarebbe un'assurdità se facessimo una biografia lineare centrata sul personaggio. In realtà Capitini si porta dietro dei sistemi, eh? Si porta dietro dei sistemi, sistemi di relazioni. Questo volume, Antifascismo tra i giovani, rende conto di tutto questo, con una centralità dell'Umbria e di Perugia. È il vostro volume storiografico più importante del Novecento, questo. Dico a voi, ma anch'io sono nato qua, anche se sono un transfuga, ma comunque, cioè sono un meticcio. E allora, questo è fondamentale. Questo è un libro di testo per approfondire le questioni, per esempio, dell'antifascismo, del fascismo, nelle scuole superiori. Le scuole superiori stanno lavorando in questo momento molto su Capitini, all'interno di questo processo che vede la moltiplicazione naturale e spontanea delle iniziative. Ieri sera ero a Brufa, dedicano il primo maggio a Brufa, sapete Brufa, no? A Brufa c'era la casa della madre di Capitini, che è nella piazzetta di Brufa, al primo piano c'era un terrazzino. E il piccolo Capitini ha avuto impressa nella sua percezione, oltre all'altezza della torre campanaria e la visione di Assisi, secondo me centrale, ha avuto impressa poi la campagna di Brufa. Brufa che era legata alle feste, ai giorni di festa in cui i Capitini andavano, facevano questi 12 chilometri, non so come, andavano a Brufa a trovare i parenti, era festa, festa. La festa di cui parla Capitini ha molto a che fare con queste cose.
è una festa popolare, una festa sobria. Allora, ieri sera ci siamo andati con Vanni Capoccia della società, ciao prima, della società operaria di mutuo soccorso, perché ci hanno chiesto un incontro, no? Perché dicevano vorremmo fare qualcosa sui capitini. Allora abbiamo ragionato, abbiamo tutti parlato, abbiamo ascoltato e parlato come si faceva nei corsi, va bene? Questo è un metodo che andrebbe recuperato, vale. E in conclusione hanno deciso, erano parecchi, tra l'altro era la struttura della Proloco, era la Proloco con un insegnante di storia e filosofia del Galilei, di Brufa, un'altra, altre persone, delle donne, cioè non era una di quelle situazioni da sport rigidamente maschili, insomma, no? Cioè una presenza femminile contava e si sentiva. E la conclusione è che siccome loro tutti il primo maggio fanno una passeggiata per i campi con una colazione, poi un pranzo, eccetera, quest'anno dedicano una passeggiata a Capitini e è il primo maggio. Il primo maggio, racconta Capitini, in antifascismo tra i giovani e altrove, c'erano passeggiate clandestine con nei dintorni di festeggiavano il primo maggio durante il regime fascista era proibito, no? Allora loro chi andavano appunto questi operai artigiani di Perugia, non so, c'era Enea Tondini, c'era Catanelli, c'era tutta una serie di persone che andavano a festeggiare il primo maggio camminando. Benissimo, quest'anno si fa a Brufa, partendo dalla casa della madre di Capitini con delle soste in cui verranno dette delle cose, saranno letti dei brani e poi ci sarà, abbiamo trovato subito facilmente la connessione fra lo spettacolo nuovo della nuova brigata pretolana di Pretola con un repertorio in cui hanno recuperato le canzoni nate durante la marcia contro Assisi del 61, quindi con testi di Fortini, Franco Fortini, di Italo Calvino, musica di Fausto Amodei. E loro faranno questo spettacolo dopo il pranzo sul contendone con delle centinaia di persone di Brufa, c'è lo spettacolo della nuova brigata pretolana con anche Anna Maria Farabi che è qui da qualche parte, Anna, ecco, che lavora con loro. Allora, tutto questo va benissimo. Su questi due volumi, informazioni minime, però necessarie, l'antifascismo tra i giovani nasce in realtà con un altro titolo, un altro progetto. Nel 1952 Aldo scrive una circolare e la manda a Salvemini, Emilio Russo, tutta una serie di Calamandrei, cioè, proponendogli di raccogliere testimonianze di antifascisti che non siano mai stati iscritti al Partito Nazionale Fascista, quindi i senza tessera, per fare poi un volume dal titolo Come abbiamo contrastato il fascismo. Questo nel 1952, raccoglie testimonianze, testi, molti, Sandro Pertini, tutto, insomma, cioè sulle relazioni che Capitini aveva in quegli anni, raccoglie testi dal 1952 al 1956, fa un accordo con Gian Giacomo Feltrinelli che è interessato a pubblicare un volume di questo tipo, gli manda tutti i testi, di moltissime testimonianze, non fa fotocopie, non fa pubblicati, il testo viene smarrito. Perso. Ci sono in archivio però alcune di queste testimonianze che in parte saranno usate anche nell'appendice di antifascismo tra i giovani del 1966. Nel 1959-60 Capitini comincia a rielaborare tutta la faccenda dell'antifascismo, del perché mette in discussione che l'antifascismo coincida col solo momento della lotta armata. In realtà, dice, l'antifascismo è un'onda molto più lunga e mette in discussione anche il liberalismo prefascista
e mette in discussione la continuità dello Stato dopo il 1945. Quindi fa un suo ragionamento, ne scrive sul ponte. Nel 1966 pubblica questo volume Antifascismo tra i giovani, lo rivolge ai giovani di quel momento. È già iniziato il movimento degli studenti, ci sono confronti pericolosi di violenza, antiviolenza, controviolenza fra fascisti e antifascisti, pericolosi perché corti, perché limitati concettualmente a un momento parziale, anche quando la controviolenza è reazione, ma nel 66 ancora non è così, cioè in realtà è dopo la strage di Piazza Fontana, insomma, che il discorso si complicherà molto, ma non è il momento di parlare. Allora, questo volume è una consegna di Capitini della sua esperienza dell'antifascismo e del fascismo ai giovani degli anni 60. Capitini ha un'ossessione, come Pasolini in altre forme, in altri modi, cioè che il boom economico, la società dei consumi provochino un imbarbarimento della vita politica, una perdita di senso, di valori, eccetera, e che i giovani vengano sottratti a un necessario impegno civile. No? Per questo fa questa consegna. L'altro volume, Nuova Socialità e Riforma Religiosa, nasce in realtà come progetto nell'autunno-inverno del 1944. In archivio c'è un foglio di Aldo, è uno schema di volume. Il titolo è soltanto Nuova Socialità. Pensa di fare nell'autunno-inverno del 44 un volume con questo titolo, raccogliendo testi su il liberalsocialismo, liberalsocialismo capitiniano, che non è mezzadria fra liberalismo e socialismo, ma è più che libertà e più che socialismo, e l'esperienza dei COS, che è in corso perché è iniziato il 17 luglio del 44 nella Camera del Lavoro qui a Perugia. Quindi, con l'esperienza in pieno sviluppo, nell'autunno ci sono già 8 COS, oltre a quello centrale ce ne sono 7 nelle periferie, Ponte San Giovanni altrove. E poi in realtà questo progetto si ferma lì. Nel 1948-49, quando l'esperienza dei COS è in fase di chiusura, anche perché Capitini non è più a Perugia dal 1947, è tornato a Pisa, cacciato insomma dal suo ruolo di commissario straordinario della straniera. È un'espulsione dalla città. So che Barelli sta ragionando molto su, si pone questa domanda, mi diceva, interessante, mi diceva Gabriele De Veris, con cui hai parlato, cioè dice, mi incuriosisce molto come, qual è stato il rapporto fra l'isolamento di Capitini e la sua continua capacità di reagire. Stai ragionando su questo, vero? Nel 49, allora, isolato, cacciato da Perugia, sconfitto perché l'esperienza del COS si è interrotta, riprende il vecchio progetto del 1944, Nuova Socialità, aggiunge una terza parte sulle questioni della riforma religiosa e pubblica nel 1950, attenzione agli anni, 1950 è l'anno santo, due anni dopo le elezioni del 18 aprile del 48, una sberla pazzesca alle sinistre, l'inizio di un potere democristiano molto invasivo. Alle elezioni del 48 ha partecipato in maniera la Chiesa militante, con i gruppi di Jedda, i francescani in bicicletta che andavano a disturbare i comizi del Partito Comunista, tutte queste cose, tanto che fa parte della storia, però bisogna tenere conto. Allora, in quest'anno qui, Capitini esce con questo volume, Nuova Socialità e Riforma Religiosa, lo pubblica da Einaudi,
casa editrice prestigiosa, nella collana dei saggi rossi, quindi un libro che doveva entrare assolutamente in maniera facile nella cultura della sinistra italiana. I temi di cui parla sono talmente scomodi: la democrazia diretta, l'esperienza dei Goss, la democrazia dal basso, la riforma religiosa. Questo non gli viene perdonato, perché Capitino non è un eretico di area cattolica, non è proprio cattolico, è un libro religioso, si autodefinisce così, si autodefinisce anche post cristiano, metterà in discussione perfino la chiesa conciliare di Giovanni XXIII, pubblicherà un volume col titolo Severità religiosa per il concilio. Allora, questo personaggio centrale, che vi piaccia o no, nella storia dell'Umbria e di Perugia, ha delle cose tuttora molto molto forti da studiare. I libri sono strumenti di studio, così come l'archivio online è uno strumento di studio, così come diventerà uno strumento di studio anche il recupero del suo appartamento nel Palazzo Comunale, perché ci saranno tra sei sollecitazioni per studiare Capitini. Questa è la cosa migliore che noi possiamo fare in tempi oscuri e non facili. Bene? Com'è che Capitini ha reagito? Sempre facendosi centro, puntando molto sulla forza della propria autoformazione, del proprio percorso di crescita, come nella Egmont, cioè tornando, ritornando, sempre sugli stessi temi, approfondendoli, coinvolgendo altri, eccetera. Allora, credo che abbiamo fatto una cosa ottima, lo dico dall'esterno, guarda, ho difficoltà di relazione col mio ego, nel senso che ne ho fatto almeno da tanto tempo. Però sono molto soddisfatto di questa operazione qua. Allora, questo ci permetterà di avere tanti strumenti di studio e saremo molto aperti per il loro uso, nel senso che per noi è importante, noi non produciamo merci, non ce ne importa niente, usiamo le tecnologie per fare come faceva Capitini. Mandava i circolari, usava una casella di posta elettronica, casella postale 201, teneva rapporti con mezzo mondo, e faceva un uso anche politico del suo stipendio di insegnante. Quando è morto aveva sul libretto 100.000 lire, usava il suo denaro, e quindi credo che molti di noi debbano fare questo. Grazie a Franco per questa esposizione, come al solito, vivace e appassionata. E la parola adesso a Luciano Brunelli. Grazie. È meglio che tu venga qui, perché c'hai questa cosa. Se stai in piedi ti vedono e ti vedi con le facce. Che sono infatti, sono belli. Comunque hai detto tutto tu? No, era soltanto il pensiero. Adesso non lo so che cosa dirò, ma insomma. No, tu. Noi ora. Lei è una delle migliori storiche che avete mai conosciuto. Lo dico non a caso, poi te lo dimostrerò. Adesso. Ecco, antifascismo tra i giovani del Gardo, nel 1966, è un classico della saggistica sull'antifascismo a Perugia. Infatti i protagonisti menzionati da Capitini sono stati poi citati a piene mani dalla storiografia e dai racconti successivi. Dagli arresti del maggio 1940, con arresti di fascisti in tutta la provincia, alle scritte sui muri di Perugia nel giugno 1941, dalla clandestinità dopo l'8 settembre alla formazione dei primi gruppi di resistenza nell'immediato dopoguerra.
con le figure emergenti di Ciabatti, Tenerini, Dolmigni, Ragni, Santucci, Acconi, Pinni e altri. Questi avvenimenti, però, spesso sono stati visti con l'ottica della cosiddetta verucinità, quella dell'antifascismo dei borghi, cui negli anni 30 avrebbero dato voce giovani come Ciabatti e Tenerini, assieme popolari e intellettuali, formatisi al liceo classico, all'istituto magistrale, alla scuola di Giuseppe Granata, Ottavio Prosciutti, Averardo Montesperelli, o di Bruno Inè, all'istituto magistrale di Puglio e alle lezioni private di Aldo Capitini. Un antifascismo, questo espresso dai giovani, come legame anche tra intellettuali e popolo, che viene spesso posto in continuità con la tradizione risorgimentale del 20 giugno. Il ciclo del riscatto popolare, ancora in continuità con la storia perugina, si sarebbe quindi chiuso con il secondo risorgimento il 20 giugno 1944. Ora, questo è un racconto molto diffuso. Ora è noto che anche per Capitini la tradizione del 20 giugno era centrale sia nell'identità cittadina che nella formazione del suo sentimento civico, come lui lo chiama, sin da quando era fanciullo, e di questo parla nel celebre libretto del 47 Perugia, punti di vista per una interpretazione, dove scrive che i ritocchi funebri delle due campane del municipio alle 5 pomeridiane di ogni 20 giugno gli facevano scendere nell'animo una mestizia e un senso solenne, l'ammirazione per il coraggio, l'avversione alla crudeltà, la diffidenza verso l'oppressore e insieme la tenerezza per il silenzio a cui erano scesi le moto. Quindi fa parte della formazione culturale, il sentimento civico di Capitini, anche la tradizione religiosa. Ma qui, in antifascismo tra i giovani, l'analisi travalica la tradizione e i confini cittadini per collocarsi nell'ottica dei valori universali dell'antifascismo e in una rete di relazioni aperta alla dimensione nazionale e oltre questa al superamento dei confini delle nazioni. L'apertura è termine concetto chiave del pensiero capitiniano, non soltanto nella sfera filosofico-religiosa, ma anche in quella delle idee e dell'agire politico. Rifiuto della chiusura localistica e nazionalistica, il cosmopolitismo, visto negli aspetti economici, politici e religiosi, la necessità di un'anima aperta, che lui la chiama, è quanto sottolinea nel breve scritto Mondo Aperto, pubblicato in appendice al volume. È uscito su Corriere di Perugia, del quale era direttore, all'indomani della resa della Germania nel maggio 1945. La sua apertura politica antifascista aveva le basi teoriche nello studio dei classici, che lo avevano educato a quella che lui chiama universalità concreta, che univa cioè l'impegno sociale e istituzionale all'esercizio personale della libertà religiosa. Ma tale apertura politica, ricordava prima Pinni, si incardinava anche nella sua biografia, a partire dalla rete dei rapporti tessuti alla Scuola Normale di Pisa dal 1924 e dalla frequentazione di Claudio Baglietto, Elio Gattimori, Attilio Momigliano, Guido Calogero, Enzo Enriquez Agnoletti, Cristiano Codignola, Cesare Luporini, Piero Calamandrei e molti altri, compreso Benedetto Croce. Questa rete di relazioni che Capitini portò a Perugia dopo la sua cacciata dalla Normandia fu per la città una ricchezza, un'autentica sprovincializzazione
che alimentò e orientò l'antifascismo tra i giovani e in generale negli ambienti perugini di tradizione liberale democratica e repubblicana. Capitini è stato il principale mediatore e artefice dell'incontro tra gli ambienti perugini e la rete antifascista nel paese. Quasi superfluo ricordare il rilievo avuto in tal senso dalla sottosezione perugina dell'Istituto di Studi Filosofici, il cui programma di conferenze è pubblicato nel volume da 1940 a maggio 1943. Non ti sento. Devi alzare, scusa. Oppure ti prendo questo in mano. Ah. Che dici? Non mi sento. Non ti piace. Mi dispiace. Puoi stare seduta così che si forse sempre. Non sentite? Sentite? No, però non sei in fondo. Se guarda più vicino la base. Vabbè, sono qua. No, non sai che non. Cioè, se dovessi avvicinarti di più, per esempio, Lorena non ti sente. No, io sento, mi facevo interprete di questa maniera. Non cominciare. Dicevo della rete e delle relazioni che Capitini ha portato a Perugia dopo la cacciata dalla Germania e che è riscontrabile anche nell'attività dal 40-43 della sottosezione perugina dell'Istituto di Studi Filosofici, su cui come sapete esiste un volume, no? Ma che qua nel volume Antifascismo tra i giovani viene ripubblicato nel programma e a fianco di Perugini troviamo nomi, no, di valenza nazionale, cioè a fianco di Averardo Montesperelli, Francesco Francescalda, Francesco Innamorati, troviamo Norberto Bobbio, Ugo Spirito, Gastone Malacorda, Guido De Ruggero, Nicola Bagnani, Guido Calogero, Mario Dal Pra, per menzionarne solo alcuni. E come dicevo prima, il vice direttore dell'archivio, il contatto con questi nomi, questi grandi nomi, leggendo il volume, è un contatto immediato, è un contatto, è un rapporto veramente diretto e spontaneo che Capitini aveva e che ci comunica. Un ruolo di mediatore, quindi, quello svolto da Capitini, tra l'ambiente locale e i venti della cultura nazionale, che è stato un punto fermo anche nella sua gestione commissariale dell'Università Pestalina. E lo è stato poi anche nell'insegnamento universitario, che ha formato parte di quella generazione che avrebbe dato vita al 68 Umbro. I testi di Guido Calogero, Lamberto Borghi, Ugo Spirito, Antonio Gramsci erano il pane dei seminari e degli esami della cattedra di pedagogia retta da Capitini. Quei protagonisti ancora viventi venivano a Perugia tenere lezione nei corsi. Memorabile fu la discussione tra Spirito e Calogero sul cosiddetto fascismo di sinistra. In quegli anni 60, filosofia del dialogo di Calogero e religione aperta formarono molte coscienze giovanili, che poi magari si sarebbero trovate in dissenso col maestro, ma che da lui avevano comunque appreso il valore della conoscenza, dell'apertura intellettuale, della coerenza morale, quali nell'agire politico. Insomma, nella rete di relazioni tessuta da Capitini si concentra una indicazione direi sempre attuale per la comunità cittadina, che quando Perugia si è esposta alle idee e alle correnti innovative circolanti nei più importanti centri culturali del paese, allora la città periferica della provincia italiana è potuta diventare anche un luogo rifugio sperimentale con gli stimoli, parte dei grandi eventi politico-culturali, come nel volume si ricorda a proposito del trasferimento per le scuole cittadine di Gianfranco Contini e di Giuseppe Granata. Dunque, più che la tradizione popolare locale, emergono nella formazione antifascista dei giovani, da un lato lo studio dei classici, impregnati di universalismo e suscitatori di spirito critico, dall'altro il ruolo avuto dalle grandi cesure della storia, quella della Grande Guerra, le cesure che svelarono l'antirisorgimento del fascismo,
come ricorda Lucio Lombardo Radice nella testimonianza del 52 in appendice al volume, l'aggressione all'Etiopia e la guerra civile di Spagna, quando i sedicenni Ciabatti e Tenerini, come scrive Tenerini, tenevano alta la bandiera degli antifascisti spagnoli tra i collegiali dell'Istituto Santa Lucia di Gubbio. Le leggi razziste del 38, che fecero superare l'agnosticismo a studenti intellettuali liberal democratici, come ricorda la testimonianza di Bruna Talluni e d'altra sede ha ricordato il giudice Severino. Dunque, antifascismo tra i giovani è un classico, e lo è secondo la definizione di Italo Calvino. Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Dunque è sempre attuale, ma l'attualità dipende anche dal fatto che il lettore si è trasformato nel tempo e pone nuove domande alle vecchie pagine che rilegge. Ora sarà per queste ragioni. Il fatto è che rileggendo dopo tanto tempo per questa occasione il volume, ciò che mi ha più colpito è stata la cura di Capitini nel cercare di capire e delineare, prima ancora dell'antifascismo, il come e perché il fascismo avesse attecchito nelle coscienze dei giovani ieri. Prima non avevo mai dato la giusta importanza ai sintetici, ma sostanziosi riferimenti all'impronta lasciata dalla Grande Guerra nella sua generazione e in quella immediatamente precedente. Le iniziali pagine del volume scavano sulla formazione dei giovani nel primo quindicennio del Novecento. Il militarismo, il futurismo, la grande proletaria si è mossa, il dannunzianesimo, la tensione verso qualcosa di definitivo, di risolutivo e soprattutto il nazionalismo patriottardo, il culto della bandiera e della nazione nel patriottismo scolastico. Capitini stesso aveva assorbito quelle lezioni culturali, ne faceva propaganda tra i coetanei ed era stato tra gli studenti esultanti alla partenza dei professori per il fronte durante la Grande Guerra. Egli ha quindi compreso che la sua successiva maturazione di una posizione antifascista, come scrive, il fatto di essersi potuto salvare dall'essere fascista derivava anche dalla fortuna di non aver partecipato al trauma della guerra e perciò di essersi potuto sottrarre al fascino della violenza rigeneratrice predicata dal fascismo quale eredità delle trincee e di Vittorio Veneto. Un fascino esercitato sui giovani attraverso il culto di Mussolini, il culto dell'azione, l'imperativo a rompere con il passato, l'appello all'energia, quell'energia, sottolineo, Capitini, che distingueva la rivoluzione fascista dai compromessi delle vecchie classi dirigenti liberali. L'energia al posto della fiducia nei valori della democrazia. Una fiducia che, come insegna George Moss, la Grande Guerra aveva affossato, seminando l'odio nei rapporti tra gli uomini e brutalizzando la politica. Capitini, che non aveva partecipato alla guerra, ne aveva invece osservato gli effetti, traendone preziosissimi insegnamenti, la cognizione del dolore, dell'umanità e la necessità dell'affratellamento tra gli uomini e i popoli, il rifiuto del nazionalismo quale fonte di tragedie e di ingiustizie sociali. Gli studi dei classici, biblici, greci e latini accentuavano la sua ricerca universalistica e l'aspirazione al socialismo di contro al particolarismo nazionalista. E su questa linea egli darà il maggiore contributo alla formazione di coscienza antifascista dei giovani a Berlino. Dunque l'analisi delle origini della politica del fascismo è decisiva per comprendere il rifiuto della retorica e della violenza, e cioè l'orientamento antifascista, maturato nella generazione successiva a quella che aveva fatto la guerra e alla quale Capitini si sentirà assai vicino perché percorsa da una rivolta fondata su ragioni culturali e morali. È perciò che la collocazione di Capitini dal punto di vista generazionale risulta complessa,
se si assume la generazione non come dato cronologico, ma come comune appartenenza a un medesimo grande evento, egli era sostanzialmente estraneo alla generazione della guerra e si riconosceva invece, chiamata Claudio Pavone, nella generazione lunga dell'antifascismo, anche di questo parlavi tu, ma non nell'antifascismo prefascista, bensì nell'antifascismo postfascista, dei nati nei primi anni venti, l'antifascismo iniziato nel 36-37 con quelle Gesue storiche, dicevo prima, e culminato nel 43-44. Era appunto per i nati degli anni venti che andavano da lui a lezione, era per loro che la gran cassa del fascismo suonava vuota di significati, estranea sia alle proprie esperienze di vita che alla formazione culturale avuta dai maestri che avevano avuto la fortuna di incontrare. Questi giovani maturavano l'antifascismo delle coscienze. Qui a Perugia, come per esempio a Torino, nell'ambiente del liceo d'Azello, al quale ci riporta la testimonianza di Carlo Mussaraldi, inserita nel volume. Al D'Azello insegnavano Augusto Monti e Franco Antonicelli, studiavano Cesare Pavese, Giulio Einaudi, Vittorio Fuoco, Emanuele Arton, Norberto Bobbio, Fernanda Pivano, Leone Ginzburg e il giovanissimo Giancarlo Paglietta, arrestato mentre frequentava la scuola. Era il liceo frequentato da Primo Levi, che ripetutamente lo cita nel sottolineare l'importanza della formazione delle coscienze nella Torino degli anni 30, la Torino dell'antifascismo, di giustizia e libertà, con l'arresto dei suoi maggiori esponenti tra il 34 e il 35. Quell'antifascismo delle coscienze, dopo l'8 settembre, prenderà strade diverse, dividendosi tra socialismo e libertà, dividendosi nella valutazione dei totalitarismi, e anche a Perugia si trovarono in modo tortuosamente convergente nell'unità d'azione i comunisti da un lato e i liberali socialisti dall'altro. E anche allora Capedini si sentirà estraneo, perché come scrive quella era comunque una divisione tra laici, laici democratici o laici marxisti, mentre per lui l'antifascismo era diventato ben più che un antagonismo sul piano della politica, era la rigenerazione, era risalire, scrive, alle sorgenti della vita religiosa, riproponendo quindi il problema della mancata riforma religiosa in Italia. L'opposizione al fascismo di tutto questo era una conseguenza anzitutto morale e i fondamenti stavano nei valori della non violenza, della non menzogna e della non collaborazione. La religione era dunque cosa diversa dall'istituzione romana, come si legge nelle pagine scritte in collaborazione con Baglietto e pure riportate nel volume. Tuttavia, malgrado questa distanza e stranità, nel difficile immediato dopoguerra, egli stesso sottolinea come i problemi della violenza e della non violenza fossero meno attuali dell'urgenza di formare nel popolo italiano la coscienza civile. Dopo 20 anni di dittatura, bisognava cioè stare dentro alle cose e alla cosiddetta ricostruzione morale del paese, e in tal senso si muoveranno appunto i centri di orientamento sociale promossi a Perugia e Provincia. Con tutto ciò, mi pare che Antifascismo 3 giovani ponga questo di grande attualità. E torno a un'altra definizione di Calvino. È classico ciò che persiste come rumore di fondo, anche laddove l'attualità più compatibile fa da padrona. In che senso è importante ascoltare oggi il rumore di fondo della lezione di Capitini sull'antifascismo? Oggi che la generazione lunga dell'antifascismo è, si può dire, scomparsa, che il fascismo e l'antifascismo storici sono sempre più lontani, come considerare il fatto che invece il fascismo e l'antifascismo vengono continuamente agitati sulla scena politica e anche in modo violento? Come si può pensare a un antifascismo che non sia solo uno slogan, ma esprima cultura, valori e formazione?
formazione delle coscienze. A questo proposito ci sono due testimonianze esemplari consegnate a Capitini nel dopoguerra. La prima è di Leone Bortone, classe 1916, che scrive di invidiare i giovani degli anni 50 perché potevano liberamente leggere testi marxisti, giornali e periodici di vario colore, e potevano discutere questioni di ogni tipo. Invece lui dice, Bortone, negli anni 30, che grande sperpero di energie ci volle per noi giovani per arrivare a una indagine critica. Negli anni 30, nella chiusura culturale e nel conformismo, la giovinezza era travagliata, scrive Bortone. Bisognava avere la fortuna di trovare una guida per formarsi una coscienza critica, una guida che fosse della scuola o in famiglia, senza la quale era impossibile fare una scelta. E le guide allora andavano da Piero Gobetti a Benedetto Croce, da Augusto Monti a Leone Gini. Era importantissimo incontrare un maestro non iscritto al fascismo, come fu con il suo rifiuto di prendere la tessera anche Capitini negli ambienti della Normanna, oltre che a Benedetto. Queste osservazioni di Bortone danno il senso del ritrovamento della libertà e della democrazia del dopoguerra, pure nei difficili anni 50. Ma riflettendoci, si può in un qualunque periodo storico, sotto la dittatura o in democrazia, maturare una coscienza civile e politica senza avere dei maestri di vita, degli esempi di moralità, dei modelli dai quali apprendere valori e comportamenti? L'enorme attuale sviluppo dei mezzi di informazione significa forse che i giovani di oggi possano fare a meno di maestri e di guide per la loro formazione critica e democratica? Non occorre forse anche, forse di più oggi, l'esempio, come scrive Sion Segre Amaro, l'esempio che ti accende la scintilla della presa di coscienza. A Capitini, Prosciutti, Granata e altri erano esempi a un tempo di pensiero e di comportamento, nella solidità dello stile di vita, nella incorruttibilità, nella confidenza con i liberi, nell'importanza data alle idee e alle relazioni con gli altri, nel pagare di persona il prezzo delle proprie convinzioni. Furono cacciati dal lavoro ed arrestati, Granata fu anche deportato. Come scrive Capitini, il nuovo romanticismo tra i giovani nel periodo tra le due guerre implicava sì la presa di distanza dai vecchi maestri per una scelta etica più netta, però aveva richiesto la preesistenza di modelli di vita e di pensiero, Gobetti, Gramsci, Croce, Matteotti, e allora le pagine di Capitini ci inducono a riflettere se non siano proprio i modelli etici e le proposte di valori culturali che mancano oggi ai giovani. Nella seconda testimonianza, Sion Segre Amaro, classe 1910, racconta che i suoi amici di Giustizia e Libertà gli spiegavano che la parola antifascismo era una parola vuota di significato e non si doveva usare. Il nostro antifascismo doveva essere la conseguenza del nostro atteggiamento spirituale, scrive, e della nostra convinzione politica, ma non gli doveva precedere. E quando si trovava in carcere nel 1934, Leone Ginzburg gli insegnava a bandire l'uso della parola antifascista dal suo vocabolario. Ecco, questa visione dell'antifascismo quale necessaria conseguenza dei valori etici e culturali trovo che sia un punto decisivo. Se si pone l'antifascismo come premessa per dirsi democratici, non soltanto si fa torto alla storia, che ha mostrato che ci sia stato un antifascismo per niente democratico, ma si ignora e non si insegnano ai giovani quei valori della democrazia senza i quali l'antifascismo è vuoto e cieco, per dirlo con il buon Kant che Capitini amava tanto. Semplificando, è l'antifascismo comprensivo della democrazia o viceversa. E allora il rumore di fondo della lezione di Capitini mi pare ci dica che non esiste l'antifascismo in sé,
sono i valori. La democrazia, il vero baluardo delle coscienze dei giovani contro il fascismo. Grazie. Grazie professoressa Brunelli per queste chiavi di lettura, lui almeno per me, sulla lettura di queste opere, veramente molto interessante. E adesso la parola a Giuseppe Mosè. Soprattutto io sono l'ultimo a parlare, ma vorrei essere il primo a ribadire di gratitudine anche come presidente della Fondazione Centro Studi Aldo Patini per la vostra presenza, stupenda, bella, copiosa. Ormai lo sapete, quando si prepara una chiacchierata pubblica, si prepara tutta una serie di citazioni, di riferimenti, poi il contesto suggerisce altro. Allora io vorrei partire da un imperfetto, nel senso di verbo, non nel senso di persona non perfetta. È l'imperfetto che l'amico Maurizio Della Porta ha usato. A mio avviso ha ben ragione. Gli ha detto che l'antifascismo tra i giovani è un testo, quello di antifascismo tra i giovani, è un testo che fa emergere bene come a Perugia c'era un fervente movimento intellettuale, c'era un fervore intellettuale. Sicuramente ha ragione Maurizio a dire che c'era. Io provo però a immaginare che in parte ci sia ancora, un po' perché sono un ottimista di professione, ma anche perché devo dire che questa mia impressione sul cinquantesimo, sapete, pone sempre dei riflettori, tutte le celebrazioni, tutte le ricorrenze, tutti gli anniversari accendono dei fari, dei riflettori su un personaggio, su una data, su un evento, su una ricorrenza appunto. Io ho l'impressione che questo cinquantesimo, per esempio, rispetto al quarantesimo abbia qualcosa di più, c'è una coralità di intenti, ci sono tanti soggetti coinvolti, c'è una visibilità maggiore, c'è questo strumento di cui ci ha parlato prima Maurizio, molto importante, per leggere Capitini da un altro. Insomma, ci sono tanti elementi, non è un termine a caso, tanti elementi che ci fanno riflettere finalmente su Capitini e ci invitano a rileggere. Dicevo, c'era questo come possiamo chiamare, fervore intellettuale. Beh, in parte io credo che ci sia ancora. Andate a seguire le attività, tante, multiformi, belle, alla biblioteca di San Matteo di Armenia. E per esempio lì la Fondazione ha proposto una serie di incontri, la pagina aperta di Aldo Capitini, proprio perché siamo convinti che il miglior tributo che si può fare a Capitini, alla eredità preziosa che ci ha lasciato, è di aprire la pagina. E questo significa anche un grande applauso a una casa editrice come il Ponte Editore. Fa piacere che sia proprio una casa editrice con questa bella storia di tante cose. Cito l'eredità sulla libertà socialista, giusto perché è a tema, ma quella bella intellettualità degli autori che in gran parte sono stati già citati. Riproporre Capitini attraverso i suoi libri io credo sia il primo dei doveri che abbiamo. Quindi, ripartendo da quell'imperfetto di Maurizio, provo a rintracciare qualche elemento di speranza. E del resto sono stato alleggerito, ringrazio Luciana Brunelli per questa lievità che mi ha lasciato, sono stato alleggerito dal dover ricostruire un contesto storico. Questo è molto importante. Ciò mi consente di concentrarmi in questa breve chiacchierata di alcuni aspetti che magari hanno più una ricaduta
etico-politica, filosofico-religiosa. Beh, mi faceva piacere ragionare con voi su come questi due testi che inaugurano una collana, capitini, non è un fatto secondario, metto tra parentesi, tanti editori si erano mostrati piuttosto freddini negli anni passati a sentire la parola capitiniana. E, sì, però bisogna vedere il mercato editoriale, il momento, insomma un po' di titubanza. O risposte freddine o addirittura non risposte, e quindi non è secondario questo fatto. Chiusa parentesi, dicevo, il fatto che questi due volumi che inaugurano una collana dedicata alle opere di Capitini siano intimamente legati è un fatto su cui ragionare. C'è un filo rosso molto evidente, io credo, laddove Capitini va a narrare una serie di esperienze personali. Infatti, che Capitini riparte sempre dalle esperienze, lo rende molto originale. La sua esperienza di antifascismo, per esempio, tiene insieme tanti legami. Ci sono degli elementi, appunto, in questa sua coscienza, mi piace dire coscienza antifascista, che richiamano la religione. C'è questa profonda opera di riforma religiosa a cui lui lavora per tutta la vita, instancabilmente, dialogando con tanti, no? tanti. E poi c'è una coscienza di educazione alla lotta politica, e poi c'è l'avvertire un vuoto educativo che il fascismo aveva lasciato. Non a caso Capitini definisce il fascismo, in queste pagine lo definisce come un errore morale e sociale. Ripartire da un errore morale e sociale significa anche proporre una risposta, colmare quel vuoto. E chi sono gli interlocutori privilegiati se non i giovani? I giovani di allora, i giovani della sua generazione, i giovani della generazione dopo, e poi quando escono questi testi anche le nuove generazioni. Ecco perché Calvino aveva profondamente ragione, cioè questi testi hanno ancora molto da dire anche ai giovani di oggi, e riportare Capitini nelle scuole è fondamentale. C'è una serie di scelte che sottostà a questi due testi, leggendo i quali noi riusciamo a ricostruire come Capitini sia arrivato a queste scelte. La scelta di non violenza, che è fondante, la sua persuasione, la sua intima persuasione non violenta è ricollegata strettamente all'esperienza di Pisa, dove Capitini scopre Gandhi, e scoprendo Gandhi in contrabbaglietto, è tutto un intreccio di storie. Negli anni della normale sofferti, perché poi chiaramente il lavoro in clandestinità subisce appunto questa cacciata, sia per non aver accettato la testa del Partito Nazionale Fascista, ma anche perché professava il vegetarianesimo, sedendo accanto agli studenti, no? E quindi per dire, si poneva un problema, insomma, che faranno questi giovani davanti al nemico in trincea, se qua esitano a mangiare la carne, no? L'uccisione dell'animale, l'uccisione del nemico, guerra di Piero. E Capitini però paga tutte le conseguenze di quel no. E la cosa più bella, io credo che sia proprio questa coincidenza tra l'aver saputo dire di no e l'aver saputo costruire, da un punto di vista educativo e politico, una coscienza del no. Cioè una coscienza del dire no alla violenza, da un punto di vista religioso. Sembra un paradosso, ma è così. Capitini, con una sua intima persuasione che costantemente ricorda essere religiosa, e quindi libero religioso, e quindi religione aperta, e quindi apertura, giunta, costante, continua, fino alla compresenza dei morti e dei viventi, perché Capitini parla ai vicini, ai lontani e ai morti, come parla agli esausti, agli esauriti, ai senza voce. E noi possiamo tradurlo in tanto, possiamo tradurlo ai senza tetto, possiamo tradurre senza padre, ai medici,
al beneficiato, ai migranti, attualissimo. E parlare con Capitini in questo senso ci riporta appunto a delle opere, queste due fondamentali, e ci permette di in qualche modo riaprire delle scatole. Nella scatola del liberalsocialismo, per esempio, troviamo dei preziosi moniti. C'è una definizione in Antifascismo tra i giovani, per esempio, molto, io trovo molto limpida di liberalsocialismo. Il Capitini scrive, a pagina 60 la trovate, il liberalsocialismo non risulta da un po' di liberismo e un po' di capitalismo, ma tende a massime socializzazioni nel campo economico e massima libertà nel campo spirituale e culturale. Vedete come Capitini cerca di tenere insieme queste dimensioni, che non sono compartimenti stanchi, non sono staccate l'una dall'altra. È ben attento all'economia, perché sa, in una chiave alternativa a Marx, sa che l'economia è una legge importante per la vita della società. I nessi tra le persone, le relazioni tra le persone. Andando al di là di un discorso classista, ovviamente. E però ci tiene molto a sottolineare subito quale sia l'urgenza spirituale e culturale. Ed è stato detto bene prima come Capitini abbia sempre voluto tenere insieme popolo e intellettuale. Una cosa fondamentale. Il fatto di riporre nei COS questa urgenza ce la dice proprio nuova socialità e riforma religiosa. Perché i COS sono una sorta di punto di arrivo di tutto un processo, faceva bene Lanfranco a sottolineare l'importanza dei processi, un processo che parte dagli elementi di un'esperienza religiosa, che come Dattilo Scritto lui consegna a Croce sul fine del 37, vede la luce nel 37, grazie a Croce, all'atto liberale di Croce, mi viene da dire, perché Croce ovviamente non condivideva tutto quello che Capitini aveva scritto, aveva detto, aveva clandestinamente fatto veicolare attraverso quei dettagli scritti. Però avvertiva, Don Benedetto avvertiva, che quel testo, da cui tutto è partito, il Capitini prima era sconosciuto, gli elementi di un'esperienza religiosa, avvertiva Croce essere un testo di profonda educazione appunto alla lotta politica. E quindi un costante dialogo con i giovani di allora, che si andavano liberando da tutta una serie di miti, di etichette, di pregiudizi, che volevano che la guerra fosse c'è sempre stata, dovesse essere sempre, che volevano che la vitalità, la forza, che l'efficienza, che l'attività a tutti i costi dell'individuo diventasse appunto dogma, che voleva che l'espansione coloniale portasse gloria alla nazione, che voleva tutte queste cose. De Gregori canta una vecchia canzone, poi cantata anche da De André, Mussolini scriveva anche poesie. E Capitini riparte costantemente per capire la società che aveva accettato Mussolini, per capire cosa c'era dietro il fascismo, prima del fascismo, come premessa del fascismo, e contesta apertamente questo fino alla fine della sua esistenza, continuamente, anche rielaborando le sue note autobiografiche, no? Attraverso due terzi del secolo, ci tiene a sottolineare alcuni passaggi importanti di formazione di una coscienza antifascista, che lui si porta dietro sempre, che comunica ai giovani, perché avverte che non è il fascismo storico da combattere, ci sono tanti fascismi riemergenti, tanti rigurgiti di fascismo. All'epoca poi, tra l'altro, Capitini non si rivolgeva criticamente solo al fascismo, alla società fascista, prefascista liberale e al sistema di pensiero che aveva reso possibile il fascismo, ma si rivolgeva criticamente anche ai soviet, ovviamente. Il suo fascismo, il suo obiettivo polemico era anche la società comunista per come si era declinata in chiave sovietica, sia ben chiaro. Perché Capitini muove una critica religiosa al modo di rapportarsi alla violenza. Cioè, in questi due testi,
uno dei legami profondi di questi due testi io l'ho aperto proprio in questo continuo ricercare un atteggiamento critico, appunto, che sia religioso, sociale, politico, educativo, pedagogico, al sistema violento, al sistema di logica che sottostà alla violenza. Per questo dicevo, l'intervento di Maurizio mi ha un po' stimolato, ma questo io avverto e spero che possano svilupparsi ancora questi segni di educazione alla lotta politica, in questo senso, cioè partendo dalla riforma religiosa, partendo da una riapertura della questione sociale, partendo da una nuova socialità, sempre da costruire, che non arriva mai, poi si ferma, no? È una nuova socialità, è un progetto di vita, è uno stile di vita, una scelta di vita. Io penso che questo va continuamente dialogato assieme ai giovani, nelle scuole, eccetera. Ecco perché citavo San Matteo di Armenia, è una delle opportunità preziose che questa città offre. Una delle, penso anche alle passeggiate culturali che promuove Renzo Zuccherini, questo prima in sala, cioè c'è tutta una serie di iniziative che non dobbiamo lasciare sperare, che dobbiamo in qualche modo raccogliere, valorizzare. E io credo che qualcosa di Capitini in questo ci sia, anzi molto. Questo ripartire dal basso e mettere insieme, accostare intellettuali un po'. I costi erano un po' questo, ascoltare e parlare innanzitutto, come mi ha ricordato prima, da Franco, era appunto il mondo, ma era anche proprio un metodo. E lavorare con il metodo significa, io credo, mantenere aperto tutto un insieme di idee, di concetti che vanno discussi continuamente. Riaprire la pagina oggi di Capitini significa scoprire, faccio un altro esempio veloce, sempre da nuova socialità e riforma religiosa, in particolare per questa seconda sezione, c'è un paragrafo in collaborazione con altri. Anche la scelta dei titoli dei paragrafi di Capitini è fondamentale, in collaborazione con altri, dice tutto. Capitini, parlando di riforma religiosa, dice: con i temi della nuova riforma può essere esercitata un'influenza riformatrice pur nell'ambito delle altre religioni. Sentite quanto è avanti. Ne porto esempi nell'attuazione del tu teistico e nell'aprirlo nell'infinito tuo ad ogni essere non significa ogni essere umano, eh? Ogni essere significa creare tanti centri fino ad abbracciare anche tutti gli esseri. Ci sono delle pagine in cui Capitini parla anche del rispetto verso le cose, non solo gli animali. Nell'attuazione del teistico, dicevo, nella strutturazione delle istituzioni religiose in forma democratica e dal basso, le istituzioni religiose in chiave democratica, che significa che la religione non può coincidere con l'istituzione romana. E Capitini avverte come tradimento del Vangelo, infatti la tenerezza del una chiesa cattolica che appoggia il fascismo e lo aiuta in qualche modo, più o meno indirettamente, a mettere in pratica un progetto di morte, questo, partendo da un errore, dicevamo, morale, sociale e politico, è inaccettabile. Ma questo ovviamente non significa che Capitini non sia uno spirito profondamente religioso, anzi, va a recuperare ciò che di più autentico c'è nel sentimento religioso. In forme democratiche dal basso, da sostituire a quelle dall'alto, autoritarie e centraliste. Poi terzo, nell'impegno alla non violenza e alla non menzogna, e in particolar modo all'obiezione di coscienza contro la guerra. Qui tutte le lotte, sarebbe da ricordare dietro prima, troppe cose. Nella non collaborazione con ogni forma di oppressione e tortura, altrove Capitini scrive non collaborazione con il male è il fascismo, ma nel senso di tanti fascismi, e poi nella polemica contro il soverchio rilievo istituzionalistico da sostituire con i valori scatologici e interioristici. Interioristici perché riparte continuamente dall'intimo, lui parte da una intima persuasione che è di non violenza, che è di apertura, che è di riforma religiosa, che è di nuova socialità, che è di antifascismo, che è di tante cose, ma è un'intima. Ecco perché non c'è un Capitini
che impone, ma c'è un cammino che suggerisce, che propone, che stimola, che provoca. Che provoca, perché dice quello che deve dire, l'ha detto davanti a Gentile, e poi ironicamente ha detto io credo di non riuscire a persuaderla. E quindi se ne va da Pisa, torna a Perugia, vive in Vicenza, vive in lezioni private, subisce una serie di conseguenze fino al confine accademico, perché viene mandato a Cagliari, lui che poi aveva problemi anche con la nave, no? Lo scrive, insomma, soffro ogni volta che devo prendere la nave per raggiungere. Subisce continuamente, quindi la storia che dal 1936, atto di consegna di questi dati dello scritti, a Croce, che ci porta fino al 1966, è una storia, sono 30 anni di passaggio dalla clandestinità alla marginalità. E questo è tutto documentato dalle carte di polizia che ho avuto la fortuna di ripescare assieme ad Andrea Mauri, proprio partendo dal testo prezioso di Clara Tuttini del 1988, che aveva ricordato prima da Maurizio. Ebbene, queste carte di polizia ci parlano e ci dicono di un Cabellini attenzionato fino alla fine, fino all'ultimo respiro. L'ultima nota è del giorno della morte, cioè per cessata attività del seguito. Dossier Aldo Cabellini ci dice tanto, ci dice tutta questa storia di antifascismo, di coscienza antifascista, ma anche di elaborazione della marcia della pace e delle marce a seguire, no? Perché viene ricordata ovviamente giustamente la marcia del 61, ma non è finita lì, insomma, no? È come se Cabellini stesse ancora marciando, testimoniando il fatto che può essere possibile, che è possibile, che può essere, deve essere possibile un marciare per la pace, in contrapposizione al marciare per la guerra. Non esiste per Cabellini un'associazione, questa sarebbe un'etichetta, no? La marcia, marciare per la guerra, assolutamente inaccettabile. E poche altre cose volevo dirvi. Intanto mi fa piacere che proprio sul finire del suo intervento Luciana stessa mi ha richiamato Kant, perché io lo trovo profondamente kantiano l'atteggiamento di Cabellini che denuncia appunto i mali del fascismo in antifascismo tra i giovani, quindi questa è una sorta di narrazione del suo percorso che porta da Pisa fino alla resistenza, una resistenza alternativa, come sapete, violenta, eccetera. Lui che non condanna di braccia e fucile, lui non le braccia, lui testimonia una alternativa di resistenza, ma non condanna chi non riesce a fuggire, li comprende, ma ovviamente non può seguire quella strada. Dicevo, da antifascismo tra i giovani fino alla nuova socialità e riforma religiosa, avete sentito, no? Di quanto travaglio, di quanto impegno costante ci sia stato a rielaborare questi testi. Infatti si può ben dire che le date siano diverse, queste di antifascismo tra i giovani, in realtà dovrebbe essere 1952, perché è lì che è cominciata l'elaborazione di questo testo, e appunto quello di nuova socialità e riforma religiosa è 1944, perché anche lì è cominciato tutto. Dicevo, questo percorso che dalla clandestinità porta Cabellini alla marginalità, fino al confine accademico, è una narrazione. Cabellini, io credo che abbia avuto anche una grande lucidità nel ricostruire queste vicende, citando tantissimi scambi, no? La rete antifascista fondamentale che era a casa sua, aveva fatto, è stato Cabellini che ha fatto di Perugia un centro così importante in chiave antifascista e di costruzione di qualcosa di diverso, di alternativo al fascismo. E dicevo, tutta questa storia di marginalità, messa immagini dell'opera, finalmente sta finendo, finalmente con gli strumenti di cui abbiamo visto prima, con la riproposizione di libri che ci mancavano da troppo tempo, con degli strumenti anche cartacei, sono sempre un rapporto, sono convinto, insomma, che esista un rapporto erotico con i libri, quindi non ci possiamo rinunciare a questa carta. E però
è importantissimo che i giovani oggi possano con un clic arrivare dentro una lettera dello sterminato epistolare, sterminato. Noi come Fondazione Centro Studi Capitini abbiamo profuso insomma, diverse energie per la pubblicazione dei carteggi, ma ci dovete credere, è una impresa ardua, anche perché Capitini riceveva una lettera da un mittente e gliene scriveva tre nel giro di 2 o 3 giorni, insomma c'aveva una produzione istantanea. E quindi dicevo, io credo che il punto migliore che possiamo fare ad Aulo sia quello di tornare alla sua pagina. Queste prime due opere sono una testimonianza importante di un impegno in questo senso, e adesso non abbiamo più scuse. Ripartire da Capitini significa essenzialmente riparlare assieme ai giovani dei valori che sono qui dentro, perché per esempio la nuova socialità lo dice molto chiaramente Capitini, non è un fatto, la nuova socialità è un valore, e il valore significa impegno morale. Non a caso Capitini insiste spesso in questa cooperazione alla creazione dei valori, perché è convinto che non ci si possa fare da soli, non siamo sufficienti a noi stessi. Infatti Capitini non è mai autoreferenziale, c'è una narrazione su di sé, c'è un'autonarrazione, questo sì, ma è sempre in funzione di, è sempre un servizio, io credo, che lui offre, una ricostruzione della propria vicenda e quindi delle proprie esperienze di antifascismo, di impegno per la riforma religiosa, di apertura della società in chiave di nuova socialità, di liberal socialismo, che non è appunto mezzadria, come diceva prima Franco, tra le forme, cioè non è davvero un circo certo. No? Il liberal socialismo in questo senso è uno dei più limpidi segni dell'impegno capitiniano per la riapertura della questione sociale. Tutta questa serie di premesse teoriche che poi diventano implicazioni etiche fanno intuire come Capitini abbia avuto la grande dote di tenere insieme filosofia, religione, società. Ecco perché Kant. È vero che Kant non si pronuncia su alcuni aspetti, per esempio, della religione, no? Perché il diagnostico tiene un po' da parte, questo dice, sono fatti della sfera privata, sono intimi. Quindi Capitini in un certo senso recupera Kant, ma ovviamente lo mette in dialogo con tanti spiriti, no? con tante voci come Francesco, come Mazzini, lo mette in dialogo, però riparte continuamente da Kant, perché quelle premesse teoriche su cui abbiamo ragionato io credo sono intimamente legate alle implicazioni etiche dei suoi nomi, delle sue scelte, la scelta per la non violenza, la scelta per il vegetarianismo, è partito da un'intima persuasione. Ecco, io il mio piccolo sento un'intima persuasione che qualcosa di più rispetto a quell'imperfetto oggi è possibile. Grazie. Grazie Giuseppe Moscati. Innanzitutto vorrei dire che il tempo imperfetto utilizzato si riferisce ai fatti naturalmente narrati e raccontati nei due libri. In realtà anch'io sono un ottimista, penso anche che quello che stiamo facendo tutti in qualche modo sia veramente una cosa importante e giusta da fare. Rendere pubbliche le informazioni che derivano dallo studio degli archivi in modo corretto e chiaro, rendere pubbliche queste cose, io credo che veramente costituisca la materia giusta su cui far lavorare in qualche modo gli editori di idee, veramente che penso che sia il modo giusto di operare. Ecco, io credo che ci sia restato il tempo per ascoltare qualche intervento, se qualcuno vuole intervenire naturalmente. Anzi, applicando
beccato quel cartello del COS, ascoltare parlare, chi ha ascoltato la parli. Non è necessario, a noi piace molto anche il silenzio, in silenzio si pensa, vero? Bene, allora, se non c'è altro, grazie ancora per... quello che è il discorso dibattuto anche questa mattina, cioè queste due colonne portanti per Camillini, che sono l'attualità, ha riscoperto l'attualità, ha portato su questo la necessità di una marea di iniziative, anche di proposte, tutto quello che stai facendo con il campo, questo è il processo, ma insomma la spinta è data alla città, la città dovrebbe riconoscere questo contributo così importante. L'altra cosa importantissima che poi ricordate, lavorare sugli iscritti, parlo come attivista, questo è stato un elemento veramente di grande rilievo che io colgo anche nella discussione ora che si sta attivando con un'altra realtà, e questo è un merito che la città ti deve riconoscere, io per no, perché hai proposto. Sono un animale sociale. Ma che teatro è un prodotto, quindi va riconosciuto questo momento, è tardi per la recensione. Vabbè, avere un complimento così da te per me è un onore, lo sai. Emotivo e ovviamente poi di riflessioni successive,
in una lettera al fratello, quindi siamo curiosi di capire, di leggere insieme questa lettera del 1918 che lui scrisse al fratello, nella quale annunciava questi temi sui quali avrebbe poi lavorato successivamente. Oltre questo, quindi a me fa piacere, anche come vice sindaco, lasciatemi dire, insomma, che la città nel 2018 abbia l'occasione di vivere due occasioni, un centenario e un cinquantenario, che poi parallelamente sono andati avanti, fino a un certo punto ignorandosi a vicenda. Adesso il comitato che è stato costituito, noi siamo andati a Roma a formalizzare, perché badate bene, questo centenario nasce con il primato del MIPAC, del Ministero. Sono circa 8 i centenari che vengono riconosciuti nel 2018, e tra questi 8, se ne senti 8, c'è quello di Capitini, quindi non è un fatto indifferente. Noi dovremmo avere la capacità di cogliere questi due momenti e di coniugarli e di rimettere Capitini al centro della riflessione della città e della regione. Ma lasciatemi dire, come la Franco Pini ci ha detto quando abbiamo presentato anche in conferenza stampa, non solo il processo di Capitini, di riflessione di Capitini, ma anche il praticare Capitini. Noi dovremmo cercare di, io ovviamente da neofita, da lettore, un tempo distratto, se vogliamo, per opere di Capitini, oggi da lettore più attento, perlomeno questo è l'impegno che cercherò di dedicare, però percepisco come l'opera di Capitini non sia solo un'opera teorica, ma sia stata molto pratica, i corsi, tutte le iniziative. Lui era, è stato già detto molto bene, e a me incuriosisce molto questo, ha detto Raffranco, insomma, lui era un punto di riferimento per la città, ma anche, insomma, questa sua rete ha consentito a Perugia in quel periodo di essere un punto di riferimento. I COS nascono a Perugia, si diffondono nel centro Italia, questo significherà pure qualcosa. Quindi non era solo un teorico, ma era una persona che si spendeva concretamente. Allora, quell'esperienza, cosa ci è rimasto di quell'esperienza e quanto di quell'esperienza, quanto su quell'esperienza possiamo ancora lavorare? Viviamo tempi di grande incertezza, non solo per i giovani, ma anche per noi stessi, di ricerca, di punti di riferimento. Questo è un punto, quello di Capitini è un punto di riferimento storico e teorico che ha dato anche degli insegnamenti, delle indicazioni pratiche dalle quali possiamo ripartire. Io l'ho detto anche in conferenza stampa, noi, piccola esperienza sulla quale stiamo lavorando, ma tutto sommato significativa, noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando sulle aree verdi e sulla gestione condivisa delle aree verdi. Un progetto futuro nel verde, vogliamo costruire una green community, chi vorrà potrà scaricare dal sito, mi farà piacere anche parlare eventualmente. Però qual è l'approccio, il tentativo, devo dire riuscito? È quello di costruire in città una rete di comunità che sul verde si sviluppa anche attraverso quelle manifestazioni ludiche, ludico-ricreative, che sono le sagre, ma non solo. E sono più di 100 associazioni che in città gestiscono altrettante aree verdi. Questo è praticare Capitini. Cioè, quando si ragiona di costruire dal basso, costruire dal basso si tratta di valorizzare le forme di comunità che in città dal basso si sono costruite e si stanno realizzando, e di valorizzarle, di renderle evidenti, farle emergere, non solo come una attività localistica balanzando piuttosto che strozza capponi, ma come una rete che in città costruisce ancora quell'essere comunità che si andava e si va in parte perdendo. Come si ricostruisce una comunità? Come si tiene in piedi una comunità? Partendo dalle dimensioni che si manifestano anche in modo spontaneo. Questo è anche. Allora, qui non la faccio lunga, poi mi auguro che ci siano altri momenti, però raccolgo anche la sfida di Giuseppe Moscardi, cioè cogliamo l'occasione di questo anno per ragionare di Capitini, per organizzare i processi di evoluzione, di narrazione, di condivisione di Capitini,
ma anche per praticare capite. Troviamo il modo di organizzare insieme questi due livelli, quindi queste occasioni sono sicuramente le occasioni più utili, ma ragioniamo insieme di come dopo questo straordinario, come si annuncia, 2018, ci possa essere un 2019 di pratica di capitini. Grazie. Io penso che bisognerebbe fare un altro convegno dopo quello che stamattina sì. È stato detto, ci ha detto Luciana dopo aver letto anche il libro, perché riflettere sull'attualità di fascismo e antifascismo alla luce degli scritti di Capitini o di quello che tu ci hai detto, secondo me ci sarebbe tanto da riflettere. Proprio alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni, a proposito degli slogan di cui parlavi, insomma mi pare che ci sia della materia molto interessante, molto attuale e veramente ci vorrebbe un'altra occasione per parlarne a lungo, ecco. Così come mi interessa molto quello che hai appena introdotto sulla peruginità, anche questo mi pare un altro bel discorso su cui ci sarebbe tanto da dire, no? Però mi rendo conto che sono occasioni da riprendere. Abbiamo delle possibilità. Allora, Gabriele ha registrato gli interventi e noi li metteremo nel sito online www.autocapitini2018.it, che all'interno ha, oltre al calendario delle iniziative che ciao Elena, che via via verrà integrato fino alla fine dell'anno, poi per il 2019 vedremo, no? Certo che non finisce qui, insomma, tutto, con Capitini tutto si tiene, tutto si apre, per cui insomma, possiamo andare tranquilli sul nostro futuro. Poi in particolare il testo di Luciano Brunelli che è scritto in Word, lo pubblicheremo sul numero di maggio-giugno del Ponte. Insomma, dobbiamo far circolare per tutti quelli che non sono qui le informazioni, i dati e tutto il resto. Nel nuovo sito in cui mettiamo i materiali condivisi, no? Voi sapete che c'è un comitato umbro, insomma, comitato promotore, insomma, Capitini 2018, che ha elaborato, ha presentato il 26 gennaio in una conferenza stampa un calendario, quello che alcuni di voi hanno trovato anche là stampato. Quella, diciamo, è la griglia, è la nostra traccia di lavoro, no? In cui aggiungere, inserire, eccetera. Poi ci sarà in questo sito anche uno spazio audio che in omaggio a uno dei temi forti di Capitini, molto attuali, che ci riguardano. Ho chiamato Radio COS e che Radio COS trasmette virtualmente dalla torre campanaria del comune di Perugia, nel palazzo comunale, e in Radio COS inseriamo voci, registrazioni, cominciamo con un frammento dell'intervento conclusivo di Capitini alla marcia Camucia Cortona del 62, nel senso che restituiamo a Capitini anche la sua voce, oltre che i suoi libri, e le sue esperienze, il suo saper fare. Questa è l'impostazione che condividiamo tutti. Allora, nel sito, nello spazio Radio Cross, metteremo anche la registrazione appena Gabriele avrà fatto un piccolo montaggio, magari per tagliare qualcosa qua e là, oppure si mettono le registrazioni integrali. Questo possiamo decidere insieme come criterio. Registrazione integrale, sì, non ci sono state sbavature, mi sembra, negli interventi che si sono susseguiti, no? Si valuterà di volta in volta, no? Va